Finalmente mi sa che l'audio è giusto. Ho fatto 6 video prima di riuscire a capire il problema. Allora, sono qui perché voglio parlare di alcuni prodotti che mi stanno piacendo veramente tanto da quando li ho acquistati, per fortuna. E prima vi voglio far vedere il trucco. È un po' colorato, insomma. Però oggi ci voleva perché la giornata è iniziata bene, speriamo che continui così. Allora, il primo prodotto di cui vi parlo è questo qua che è il fondotinta della Benefos, quindi insomma penso che molte di voi lo conoscono. È un fondotinta molto, molto, secondo me molto molto buono. Prima di acquistare, cioè l'ho acquistato perché ero veramente curiosa. Ho detto no, io devo provare, devo capire questo fondotinta che problema ha, perché si asciuga in fretta, che significa si asciuga in fretta e la difficoltà dove sta. Allora, io ho preso la colorazione nude e devo dire che è perfetta, cioè è azzeccatissima. Veramente, veramente, scusate i segnali di Facebook. Allora, il problema fondamentale di questo fondotinta è che molti dicono che si asciuga in fretta. Io si asciuga, però non è difficoltoso metterlo. Allora, vi faccio vedere il colore, beh, lo swatch di prima, c'è lo swatch di prima. Vabbè. È perfetto. Ovviamente la mano è non è del mio sessore, è del viso, però vi assicuro che è perfetto. Allora, cosa mi piace di questo fondotinta? Proprio il fatto che si asciuga velocemente. Perché? Perché la sua texture fa sì che il viso appare lucidato, non appare lucidato, appare asciutto. Quindi non ho bisogno quasi di mettere la cipria. Cioè, ce la metto ovviamente, ce la metto, però dà questa sensazione di asciutto e levigato che a me piace veramente tanto. È abbastanza coprente, quindi ha una coprenza medio, non posso dire alta perché io ho provato fondotinta, diciamo quelli della Kryolan, che sono ovviamente, cioè la coprenza lì è il top, insomma, se dico che questo è altamente, cioè una coprenza alta, lì cosa devo dire? Quindi per me è una coprenza media, ma per il standard delle cose che ho provato io, medio, medio buono, è quello che cerco io. Quindi se avete discromie, se avete problemi, va bene uguale. Se non avete nulla e volete che vi uniformi soltanto il viso, va bene uguale, perché è molto leggero, non si sente. E per come ovviare a questo problema dell'asciugatura veloce. Io assieme alle mie amiche abbiamo fatto varie prove. La migliore è utilizzare la spugnetta inumidita, non bagnata, inumidita. Quindi mettete un po' di prodotto sulla mano con la spugnettina inumidita, poi lo passate, insomma, lo tamponate laddove vi serve, insomma, il fondotinta. Tamponarlo un po' di più laddove avete bisogno di coprenza. A me dura almeno 6-8 ore prima che lucidi leggermente qui, però io lo trovo magnifico. Lo utilizzo in combo con la sua cipria. Questa è la Porcelain e il colore è perfetto, quindi secondo me è una combo straordinaria. Ovviamente non si vedrà, insomma, però secondo me è veramente una combo perfetta. Ovviamente la cipria è in matte, quindi non presenta nessun sbrilluccichio o quant'altro. Ed ha la cipria ha una texture molto fine, quindi il fatto che è compatta è facile anche da trasportare.
la trovo anche uniformante. Quindi se non volete mettere fondotinta, volete utilizzare solo la cipria per uniformare il vostro viso, quindi asciugarlo, eliminare quell'effetto lucido, e quindi volete uscire di casa, insomma, a buttare la spazzatura, però volete stare un po' tranquilli, insomma, volete andare a fare la spesa, mi diretto, senza mettere fondotinta, avete poco tempo, potete utilizzare anche questa. E questo con questo assieme, secondo me, sono perfetti. Questa cipria mi piace veramente veramente tanto. L'unica cosa che non mi piace e che ho sentito anche in altri video è il coperchio. Non la confezione, il coperchio, perché il coperchio effettivamente non si chiude perfettamente, cioè non si apre perché è duro, però cioè, rimane un po' aperto, quindi non vorrei che poi questa cosa la faccia marcire, insomma. No, la faccio andare a mano, marcire no. Però questa cipria io la adoro e veramente mi piace tanto. Quindi ve la consiglio anche perché costa poco, ve la consiglio spassionatamente. Mi pare che l'altra colorazione non è più scura, ma sia forse un tono diverso, ma non più scura. Il fondotinta, ritorno su questo, perché questo io ho trovato un utilizzo perfetto, che è quello di utilizzarlo come base per il primer, o se vado di fretta addirittura come primer. Anche per chi ha poche occhiaie, non tante, lo può utilizzare addirittura forse come non correttore, ma come uniformante. Io ne metto sempre, anche se non utilizzo lui come fondotinta, ne metto sempre un po' su tutta la palpebra, quindi sia nel contorno occhi che qui sopra, insomma, tutta la parte. Questo fa sì che la sua consistenza, così asciutta, mi vada ad asciugare, a levigare, a rendere, mi stavo cercando, a rendere la mia palpebra pronta per stendere poi il prodotto in polvere o in crema, quale che sia, e quindi poi anche il correttore sotto. Secondo me attecchisce molto di più, io l'ho trovato veramente un utilizzo ottimale. Quindi per questo lo adoro, anche perché costa veramente poco, ne basta pochissimo, sia come fondotinta che come lo utilizzo io come base. Io poi metto questo e poi sopra ci metto un pizzico della base del primer della Essence, perché quel tantino leggermente aranciato, quindi per le mie occhiaie è perfetto anche. Poi vi voglio parlare di un altro prodotto sempre della Benecos che è la matita, matita per le sopracciglia. Io ho questa più scura. Sapete che non ricordo se ci sono due colori, tre o un po'. Comunque questa qui, marrone scuro. Perché vicino mi sa che non. Ah sì, brown, che idiota. La brown. E la brown ha questa parte di qua che ha questo scovolino che è veramente molto molto utile sia per pettinarle, quindi praticamente va a pettinare molto molto bene, oltretutto non è grande, il che è ottimo anche per la parte finale. E poi il colore in sé è perfetto. Allora, lo faccio un po' più scuro. È un po' più chiaro a fianco. Vedete? È un marrone non tendente rossiccio. Quindi, se ci fate caso, io addirittura ho delle parti qui dove mancano proprio i peletti e riesce a farmi a darmi il senso delle sopracciglia rinate senza fare un effetto finto, senza sbavare, senza sporcarmi, perché utilizzavo prima una matita che se mi passavo mi si strisciava tutto, orribile. Questa invece è abbastanza duretta, non è morbida e mi piace sia la consistenza, adoro il colore che secondo me è perfetto e poi mi piace sia per un effetto naturale sia per un effetto più definito perché è stratificabile, nel senso che riesco a
ad utilizzarla sia in modo più naturale quando voglio fare un trucco veloce oppure voglio stare solo così a posto a casa, oppure per un trucco più definito, quindi per aggiustare le sopracciglia e dare delle forme un tantino diverse, quindi uscire pure un attimino dai bordi ed avere un tratto più definito. Per il tratto più naturale vi consiglio, se ne avete poco bisogno, andate a riempire semplicemente e poi passate questo successivamente, in modo che questo praticamente va ad uniformare, quindi a pettinare le sopracciglia e dare più la sensazione di pelo, perché ovviamente questo che è ben duretto va a spostare il prodotto in modo tale da definirle e quindi farle apparire più naturali. Io lo adoro, veramente lo adoro come prodotto, il colore veramente ha trovato la pace di sensi anche con questo. Un altro prodotto, l'ultimo della Benecos, è l'eyeliner. Allora, questo eyeliner, mi sto cercando il piedino, questo eyeliner è un eyeliner liquido, sempre naturale e quant'altro, vi posto sotto il video di quando li ho acquistati con tutti i miei social, dove troverete anche questo make-up. E questo è il nero, noir. Questo è ha il pennellino in feltro, cosa che io non è che adoro così tanto, perché io amo i pennellini con il pelo. E la cosa bella è che finisce a punta precisa e adesso non ce l'ho, vabbè, a differenza, cioè è duro, non è di feltro di quelli che si fa la punta spampanata dopo, no, è bello solido, anzi adesso vi faccio vedere, è abbastanza, vedete, molto, molto flessibile e non è un filtrino scadente, quindi non si aprirà quella punta, rimane sempre a punta, ecco. Scusatemi. Il colore, qui ci ho fatto lo swatch prima, è bello intenso. Io non ho bisogno di ritoccarlo, nel senso che mi dà quel nero intenso da subito. L'unica cosa è che se volete fare una riga fine, lo dovete utilizzare di punta, proprio per questa sua forma, diciamo, molto molto appuntita e definita, riuscite a fare la codina alla fine ben definita e a riuscire a fare il tratto, questo qui nell'angolo interno, molto molto fine. Però se lo utilizzate di lungo, quindi se lo utilizzate di così, fate attenzione perché essendo il prodotto molto liquido va a finire che vi fa le macchie, insomma. Andateci piano, specialmente quando lo appoggiate prima di iniziare proprio il tratto. Un ciuffo orribile. Quindi io li amo, costano veramente poco. Spero di non aver dimenticato nulla, perché ci tenevo a fare questo video proprio perché sono prodotti, su questo mi ci ho dovuto fare un po' d'abitudine, però vi assicuro che la punta e il prodotto sono ottimi. Forse il fatto che è troppo ciucciotto dà un po' fastidio, quindi ci dovete fare un po' la mano. Però io vi consiglio di provare tutti e quattro i prodotti. Se poi avete il problema delle sopracciglia, come dicevo io, che tendono tutte a rossiccio, provate questa e veramente voi mi dite come vi siete trovati. Un'altra cosa, questo qua io ho provato a fare varie stesure, pennello, mani e spugnetta come vi ho consigliato prima. La migliore è quella con la spugnetta bagnata, proprio perché vi dà una stesura molto molto naturale. Se avete delle secchezze o brufolette o quant'altro, non ve li fa vedere di più, non mi viene la parola, scusatemi, e secondo me viene più naturale. Poi altrimenti lo potete utilizzare con la mano, quindi mettete un po' di prodotto sul dito, quella goccina di prodotto, mettete un pochino, stendete, mettete un pochino, stendete, mettete un pochino, stendete, mettete un pochino, stendete, in modo che fate anche più veloce, non dovete stare sempre lì a premere il tubetto. Ho parlato velocemente perché il video è venuto abbastanza lunghetto. Ciao!